Buongiorno amici, bentrovati in questo nuovissimo video. Come sapete, ogni volta che mi presento con queste tessere è perché vi porto un video su dei portafogli compatti. Vi ho portato questa azienda, Guggiari, azienda italiana, brand veramente fantastico, fa degli ottimi prodotti, e mi hanno mandato oggi due dei nuovi loro portafogli compatti. Una tipologia un po' diversa da quelli che abbiamo già visto nei video precedenti. Vi ho portato anche altri portafogli di Guggiari, andate a vedere l'altro video. E procediamo con l'unboxing di questi, vedere come sono e che qualità hanno e quante carte ci stanno soprattutto. Eccoci qua, partiamo con l'unboxing. Apriamo questi portafogli. Come vedete, la caratteristica sì che sono neri, un po' come tutti quelli dei portafogli compatti, le scatole, ma hanno questo texture, vedete, veramente veramente bella e curata. Apriamo, questo l'avevo già aperto perché prima di portare un prodotto lo guardo e lo provo io. Qua il feed perché si trovano su Amazon, vi lascerò sotto il link in descrizione. Questo è il primo. Andiamo a vedere anche il secondo, che dovrebbe essere un po' lo stesso ma di un colore diverso. Ah, perfetto, verde, che è anche il mio colore preferito. Guardate che belli, questi sono dei portafogli compatti che, differenza dei classici che hanno all'interno sempre quel pezzo di ferro con la slittina sotto, la slittina sopra o di lato per tirare fuori le tessere, qua abbiamo un bel portafoglio fatto bene con clip di chiusura con tanto di fogliolina, come vedete, marchiata bellissima, zippina per le monete marchiata anche questa che è segno di qualità e di attenzione ai dettagli. Troviamo un grazie, guardate anche che bello con tutti i disegni, guardate come è fatto veramente bene, c'è proprio una cura al dettaglio. E mi piacerebbe farvi toccare, ma è impossibile, il prodotto per capire la qualità che emana, cioè proprio sentire anche il tessuto qua del portacarta interno. Vediamo se riesco a farvi sentire un po' di rumore. Perché è veramente fatto proprio bene. Andiamo a vedere anche il verde, che vabbè, è lo stesso, soltanto di un altro comunque bello. Qua all'interno, verdone così, porta banconote. Nuovo grazie. E il premium quality. Belli, belli, belli. Andiamo un po' a vedere cosa riusciamo a mettere qui dentro. Tiriamo fuori spiccioli dal portafoglio che attualmente sto usando, che come vedete ha la tipologia di utilizzo similissima a quella perché è la mia preferita, ma ha l'elastico che dopo un po' di utilizzo comincia a smollarci. Qua ha la clip. Vediamo intanto monete, qualche banconota e le solite carte. Cominciamo con riempirlo. Io normalmente nella tasca anteriore, anche di quello che sto usando in questo momento, metto i documenti. Quindi simuliamo codice fiscale, carta d'identità e la patente, perché sono i tre che poi alla fine mi piace avere a portata di mano. La comodità del buco qua è che, come potete vedere, si possono far scorrere, scelgo quello che voglio, voglio l'ultimo e prendo l'ultimo. Questo è per semplicità d'utilizzo molto utile. Troviamo poi all'interno un'altra tasca dove io di solito metto le carte di credito che ho bancomat che utilizzo di più. Nel mio caso ne ho tre e metterei le mie tre come al solito. Qui di solito nelle tasche più interne metto quelle che utilizzo meno, quelle carte che non si usano tutti i giorni. Ricordiamo che è tutto schermato RFID, il portafoglio, quindi non è a rischio di clonazione. Mettiamo all'interno anche un po' di banconote. Ad ora vi ho messo 3, 6, 7, 8, 9 carte. 9 carte è già un numero consistente e vedete che si chiude perfettamente, stanno tutte bene dentro, rimane sempre molto elegante e non fa alcun difetto. Mettiamo anche gli spiccioli. Tac, ecco qua. Messi, ci stanno benissimo, ne ho messi alcuni ma ce ne stanno anche di più. Come vedete questo secondo me è il numero giusto di carte. Poi in realtà ora è anche nuovo, quindi devo un po' smollare, però se vogliamo poi andare a sovraccaricare il portafoglio,
9, 10, 11 e 12 carte ci stanno sempre e si continua a chiudere perfettamente, senza alcun problema. E come vedete, schiacciando così si nota che c'è anche spazio per aggiungerne ancora di più. Io, ahimè, quelle prove le ho finite, ne ho soltanto più due, mettiamole 12, 13 e 14 carte. Con 14 carte lui si chiude sempre perfettamente, rimane ben fatto, non si sforma in maniera estrema e mantiene sempre la sua estetica ed eleganza. Nel mio caso, come dicevo, lo userei essenzialmente così, quindi togliendo un bel po' di carte. Questa è la mia normale quantità di carte che porto sempre e come vedete il portafoglio rimane bello compatto, simile a quello che ho attualmente. Guardate, ora ne ho meno perché ne ho tolte alcune, quindi se ad esempio anche da questo tolgo tre carte come ho fatto nell'altro, ci troviamo sempre comunque un portafoglino compatto, fatto bene, con il suo portamonete e con la sua clippetta qua per chiuderlo. Bello, bellissimo, questo colore verde è il mio preferito. Questo diventerà il mio portafoglio di tutti i giorni, andrà a sostituire quello che sto usando attualmente. E niente, cosa dirvi d'altro? Guggiari, qualità, qualità. Made in Italy e qualità. Vi lascio il link in descrizione. Io personalmente preferisco di più adesso, da un po' di tempo, questi portafogli senza all'interno la cassa d'alluminio che tiene tutte le carte attaccate, che comunque tira fuori, dentro, sfrega, non sfrega, può incastrarsi, non incastrarsi. Le trovo ormai anche meno eleganti. Questi invece rimangono tutti belli eleganti, con la pelle di lato. Mi piace molto. Complimenti, ottimi prodotti, link in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao!